Ciao a tutti ragazzi, sono sempre io Lau e oggi voglio portarvi una nuova recensione, questa volta su un manga. Oggi voglio parlarvi di JoJo, in particolar modo della saga Phantom Blood. Sono appassionata di JoJo, ma non troppo, metto le mani avanti, come sempre. Nel senso che mi piace un sacco, mi rendo conto che ho tante lacune e questo perché sono rimasta molto indietro. Infatti mio fratello colleziona il manga da pochi anni, diciamo da un annetto, se all'incirca. Di conseguenza sto rileggendomi il manga grazie a lui, sto leggendo il manga grazie a lui. Altra premessa però, devo dire però che sono molto indietro, nel senso che avevo finito di leggere la saga poi di Phantom Blood e ho iniziato quella nuova successiva, però con la scuola e tutto non sono riuscita mai a continuarlo, diciamo, anche perché, ripeto, era un manga che venivo comprato non occasionalmente, ma insomma. Infatti oggi sono qui per parlarvi, dirvi il mio pensiero riguardo a JoJo Phantom Blood, prima edizione della Star Comics, ovvero questa edizione qui, grossoccia. Grassoccia molto semplice, che poi andremo a vedere nel dettaglio, contro un'edizione a parer mio molto molto bella, ed eccola qui, JoJonium. Anche questa faccio vedere nel dettaglio successivamente. Oggi sì, voglio fare una comparison tra queste due edizioni, entrambe di Star Comics. Facendo un confronto appunto tra le due edizioni, possiamo subito notare, prima cosa, la differenza di dimensioni. La prima edizione appunto che vi ho mostrato risulta essere più bassa rispetto alla JoJonium Edition. Inoltre ha questa sovraccoperta un po' particolare, diciamo, un po' strana, perché non ha chissà quali immagini, ecco, a parer mio un po' povera. Per quanto riguarda le pagine, la carta utilizzata, il colore, eccetera, diventa tutto in bianco e nero. Il numero di pagine è anche maggiore rispetto alla JoJonium, in quanto penso che ne abbia, boh, almeno una cinquantina in più, tutte assolutamente. Mi pare che abbia circa 300 pagine questo volume, contro le 246 della JoJonium. Per quanto riguarda invece l'impostazione della pagina, è molto molto bella, perché comunque sia la pagina è molto larga, come potete vedere. Di conseguenza le tavole non vengono più di tanto tagliate, anzi, tutt'altro. La carta utilizzata, appunto, come vi dicevo, è una normalissima carta di media qualità, molto simile a tantissimi altri fumetti che ci sono in circolazione, ecco. Diciamo che grazie alla sovraccoperta l'inchiostro, anche se restasse nelle dita, non si sporca, perché essendo lucida, poi colorata, non resta, ecco, l'inchiostro attaccato sulla copertina normale. Passiamo invece, secondo me, al pezzo forte, ovvero la JoJonium Edition, come vi dicevo. JoJonium Edition, come avevo accennato, è molto più alta rispetto all'altra edizione. Presenta Jonathan Joestar in prima pagina e dietro invece Londra, la mappa dell'Inghilterra con Londra, con tanto dell'anno di come si svolge la vicenda. Inoltre, allora, parlando invece appunto della questa edizione sembra proprio un libro dell'enciclopedia per intenderci, infatti ovviamente non presenta alcuna sovraccoperta, ma al suo interno ha dei, diciamo, adesso non so se ha proprio un termine, ma quelle scritte che indicano i suoni, eccetera. Inoltre la carta è molto molto migliore, perché si tratta di una carta lucida, proprio come ad esempio quando acquistate per esempio la carta fotografica, per farvi intendere, è una carta molto di qualità. Inoltre ci sono delle scene a colori e delle scene in bianco e nero. Ovviamente il bianco e nero, cioè, il bianco e nero vi è
per quasi tutto il fumetto, mentre alcune parti in carta proprio lucida, colorata, le quali sono molto poche, ve lo dico, ma sono presenti. Inoltre, altre parti colorate, nello stile più nero, arancione, quello stile che c'è anche un po' nella serie di City Hunter, per intenderci, cioè l'edizione bianca, chiamiamola deluxe, chiamiamola così, è presente anche in questo volume. Come vi dicevo, questo il Jojonium ha 247 pagine circa, quindi molto in meno rispetto all'altra edizione, però secondo me ne vale la pena. Questo lo dico perché comunque sia quel volume, oltre a com'è impostato, non lo so, non sono mai riusciti a prenderlo e a leggerlo tutto di un fiato. Però, ripeto, questa è una cosa mia personale. Questo volume invece della Jojonium, stessa identica storia, quindi si parla, non so come spiegarvi, ho cominciato a sfogliarlo una sera così, ho detto l'ho comprato, quando avevo messo anche il post su Instagram, l'ho comprato, e ho detto, ma vedi un attimino come è fatto meglio, di là, perché magari l'avevo comprato, sì, devo dare un'occhiata veloce, ma niente di particolare. Noi iniziamo a guardare, iniziamo a sfogliare, e ragazzi, cioè, sono arrivata dalla prima pagina all'ultima senza rendermene conto, eppure si parla di, appunto, come dicevo prima, una cinquantina di pagine di differenza, eppure ha quel qualcosa, secondo me, che riesce ad acchiappare più il lettore rispetto a quella tradizione. Sarà appunto che sembra proprio un libro, anche per il fatto dell'impaginazione, delle tavole, dei colori, chiamiamoli colori, diciamo, ecco, e tutto, e della carta lucida, non so ragazzi, è un insieme di cose che riesce a prendervi e non vi lascia più, dovete arrivare per forza alla fine di quel volume. Tornando appunto all'ultima cosa che voglio indicarvi come differenza colossale tra Jojonium e la tradizione di Phantom Blood è il prezzo, perché sì, la differenza effettivamente c'è. Questo volume qui, l'ultima edizione, costa 15,90€ al volume, la tradizione invece costa 7€, di conseguenza costa praticamente il doppio e qualcosa di più, diciamocela tutta. Secondo me ne vale la pena. Il discorso qual è però? Il discorso è che di questa versione, di questa edizione, cioè sono tutte le saghe, di quest'altra edizione, per ora, da quanto si sa, da quanto ho capito, ci sono solamente i primi tre volumi, quindi solamente di Phantom Blood. Secondo me verranno pubblicati anche gli altri volumi, perché comunque sia un'edizione fantastica e se non lo facessero, boh, sarebbe abbastanza da storcere il naso. Anche perché da quanto ho capito ha avuto un sacco di successo. Parere personale, ragazzi, io ripeto, personalmente prediligo l'edizione cartonata rispetto a quell'altra, per per i colori, per le pagine, per l'impostazione della pagina, per la qualità, molto differente rispetto all'altra versione, insomma ci sono tanti motivi che vi ho linkato. Ripeto, se 15,90€ per questa edizione ne vale, io dico di sì, assolutamente sì. Perché alla fine un libro, bene o male, costa quel tanto, ma non ha questa qualità, non ha la solita carta che ha questo. Di conseguenza, sì, assolutamente ne vale la pena, secondo me. Quindi niente ragazzi, spero di essere stata abbastanza chiara e avervi esposto il mio parere riguardo queste due bellissime edizioni di Jojo Phantom Blood di entrambi gli Star Comics. Ricordatevi di lasciare un bel mi piace se il video vi è piaciuto, di iscrivervi al canale, di commentare qui sotto con la vostra opinione, cosa ne pensate, eccetera, perché siamo sempre giustamente aperti a parlare e sapere le vostre opinioni riguardo a quello che portiamo, ma non solo, ma anche del prodotto di cui noi parliamo. Quindi niente ragazzi, come sempre trovate tutte le altre informazioni nell'info box. Un abbraccio forte e niente, bye ragazzi!